L'esposto è anonimo, ma contiene segnalazioni precise ed è stato portato all'attenzione di troppe personalità che contano perché possa essere cestinato. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio toccherà decidere se e come approfondire le questioni contenute nel documento che riguardano con dovizia di dettagli vicende che hanno a che fare con il reparto di neurochirurgia, la cui attività per anni si è sdoppiata tra gli ospedali di Sondrio e di Sondalo. La data potrebbe essere quella del 9 giugno 2024, oggi in provincia a Sondrio il Consiglio dell'Unione delle Province Lombarde. Tutti d'accordo i numeri 1, accelerare la riforma che riporterà l'elezione diretta di Presidente e Consiglio e su tutte una richiesta, lasciare sul territorio le risorse che ora vengono girate a Roma. Fatto il punto anche sull'edilizia scolastica in Lombardia, più di 7 milioni del PNRR investiti in provincia di Sondrio. Per la MGM 2000 Morbegno è arrivata la storica promozione in Serie A2. Mai il calcio a 5 valtellinese era arrivato così in alto. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TSN. Le segnalazioni sono più di una e contengono parecchi dettagli. Ora toccherà alla Procura della Repubblica decidere se e come approfondirle. Parliamo di un esposto anonimo riguardante la neurochirurgia, la cui attività per anni si è sdoppiata tra gli ospedali di Sondrio e di Sondalo. Anonimo ma ha portato l'attenzione di numerose personalità, questo esposto dal prefetto ai presidenti di regione e provincia, al procuratore della Repubblica medesimo, agli ordini di medici e avvocati. Vediamo. Seppure in questo momento sarebbe fuori luogo parlare di uno scandalo o neurochirurgia, resta il fatto che si parla di malissima sanità in un esposto anonimo, fatto pervenire nelle scorse settimane a numerosi destinatari che contano, dal presidente della regione Attilio Fontana al prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, dagli assessori regionali al welfare Guido Bertolaso e alla montagna Massimo Sertori, fino al procuratore della Repubblica Piero Basilone e al presidente della provincia Davide Menegola. Troppi, con ogni probabilità, perché questa segnalazione senza firma in calce possa essere del tutto ignorata. La gestione discutibile del reparto di neurochirurgia, che negli ultimi anni ha vissuto un singolare sdoppiamento tra l'ospedale di Sondrio e quello di Sondalo, sarebbe, come detto, al centro del documento che porterebbe ricche di dettagli e anche diverse altre segnalazioni volte a mettere in luce condotte che ben poco avrebbero a che fare con una corretta gestione del paziente malato e bisognoso di cure. Starà dunque al procuratore decidere se e come approfondire questi fatti che, se accertati, getterebbero una luce inquietante su una sanità, anche locale, che dopo il Covid e a causa di una mancanza di medici o di una loro fuga verso altre strutture, ha lasciato valtellinesi e valchiavennaschi in balia di attese impossibili per quanto riguarda esami e visite specialistiche e diverse altre magagne che evidentemente qualcuno ha ritenuto ora sia giunto il momento di indagare. Del resto, un'altra indagine che si è rivelata molto complessa e ramificata è partita proprio da alcuni esposti, in questo caso firmati, ma con tutta probabilità il nome scelto era inventato per l'occasione. Si tratta di quella che ha portato alla luce il metodo clientelare decisamente disinvolto e personalistico con il quale avrebbe gestito la scuola locale l'ex dirigente scolastico territoriale Fabio Molinari. Nei guai con lui anche parecchi dirigenti di istituti della provincia. Forte presa di posizione del Consiglio dell'Unione delle Province Lombarde che si è riunito stamane proprio nella sede della provincia di Sondrio. Bisogna accelerare la riforma che riporterà l'elezione diretta sia del Presidente che del Consiglio Provinciale. Su tutte, da parte dell'Unione delle Province Lombarde, una richiesta che sarà inoltrata al Ministro Giorgetti, ovvero non quella di più risorse, ma quella di lasciare sul territorio le risorse che ora le province sono, diciamo così, costrette a girare a Roma. Fatto il punto anche sull'edilizia scolastica in Lombardia. Vediamo. La scellerata riforma del Rio ha indebolito fortemente le province, ma molti cittadini non lo sanno, in quel contesto la metà circa dei tributi provinciali che i cittadini delle province pagano vengono drenati da Roma e sono trattenuti a Roma. C'era una volta la provincia e presto ci sarà ancora. Ancora com'era prima della legge del Rio del 2014 che ne ha ridimensionato drasticamente le competenze, riducendole di fatto a edifici scolastici degli istituti superiori, parte della viabilità e ambiente, e abolito l'elezione diretta di presidenti e consiglieri.
La riforma pensata dal governo Renzi per traghettare le province verso la completa eliminazione è stata però bocciata dal fatidico referendum del 4 dicembre 2016. Da allora una situazione che starebbe però per finire, anche grazie alla posizione molto forte dell'UPL, l'Unione delle Province Lombarde, emersa anche dal consiglio odierno che si è svolto molto simbolicamente proprio nella sede della provincia di Sondrio. La riforma delle province che UPL chiede venga fatta nel più breve tempo possibile e che apporta una novità, una posizione di UPL che vuole chiedere immediatamente al ministro Giorgetti di intervenire su quelle che sono le finanze delle province, magari già nella prossima finanziaria in discussione da ottobre in avanti presso il Parlamento. In altre parole, non si chiedono più risorse per le province, ma soltanto che le province possano trattenere sul proprio territorio quelle che introitano. Tutta Italia è circa 1 miliardo il volume delle cifre che vengono drenati da Roma dei tributi provinciali, per cui non si potrà fare tutto subito, ma cominciare a innescare un percorso secondo noi è fondamentale. Quindi da una parte la riforma che riporta l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio, dall'altra parte molto semplicemente le province chiedono di poter mantenere sui propri territori, per fare i servizi che servono ai territori, i tributi provinciali. Al centro dell'incontro odierno anche il punto sull'edilizia scolastica in Lombardia, con quasi il 90% dei progetti appaltati e 151 milioni del PNRR investiti. Su circa 7 progetti che valgono complessivamente 7 milioni e 8, sono già stati appaltati circa 7 milioni e mezzo, 300 mila euro l'ultimo appaltino dovrebbe andare da qui alla fine di settembre. E l'opera più significativa, oltre a una serie di efficientamenti energetici e per la stabilità degli edifici dal punto di vista sismico, va a uno dei lotti del rifacimento dell'ITIS qui al campus di Sondrio. Le gare sono già state affidate e alcuni lavori sono già stati avviati in pieno rispetto dei tempi, se non addirittura in anticipo. Sant'Ambrogio ha parlato di tempi anche per quanto riguarda il ritorno delle province con poteri, personale e risorse adeguate a svolgere il proprio ruolo. Parlando con il ministro Cordero si parlava di entro fine anno 2023, perché l'obiettivo è di portare le province al voto assieme alle europee, assieme a circa 6.000 comuni italiani, quindi attorno al 9 di giugno dell'anno prossimo. Questo vuol dire avere una legge approvata e, secondo noi, e sarà un'osservazione che faremo, avere i tempi dei decreti attuativi ridotti in modo da arrivare al 9 giugno, se sarà la data delle elezioni, con già una dotazione organica e la dotazione finanziaria che siano chiare per le province e per il Presidente e i consigli che verranno a questo punto eletti direttamente, quindi avranno un potere molto più grosso di quanto abbiamo noi attualmente. Il Comune di Valfurva ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero del Turismo in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la riqualificazione della strada dei Forni. Così da ieri sono iniziati i lavori di asfaltatura che renderanno il fondo stradale più agevole e sicuro. La chiusura della strada è prevista sino al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18. Sabato e domenica la strada rimarrà aperta. Al termine dei lavori, con la riapertura estiva presumibilmente dal 1 giugno, entreranno in vigore le nuove tariffe che prevedono il ticket giornaliero a 10 euro che diventa di 15 euro per 2 giorni consecutivi, 24 euro per il ticket di 7 giorni consecutivi e il ticket mensile invece è a 30 euro e quello stagionale a 50. Ora cambiamo decisamente argomento per parlare di una promozione realmente storica, quella per la MGM 2000 Morbegno. Parliamo di calcio a 5 e mai il calcio a 5 valtellinese era arrivato così in alto, in Serie A2. Il presidente Marco Manenti ci spiega i segreti di questo successo. Paolo Croce. La squadra di calcio 5 della MGM 2000 Morbegno ha fatto la storia centrando l'obiettivo tanto inseguito, la promozione in Serie A2. 23 anni di vita sportiva che hanno visto il sodalizio del presidente Manenti partire addirittura dall'ultimo posto del campionato provinciale per arrivare fino alla ribalta nazionale. Nessuna squadra valtellinese era mai riuscita a raggiungere una categoria così prestigiosa nel calcio 5, rendendo questa promozione ancor più significativa. Manenti, con i calciatori Patricio Pato Cattaneo e Leonardo Bradanini, è stato ospite oggi della Radio Visione
televisione di TSN per commentare la promozione al termine dei playoff di Serie B suggellati pochi giorni fa con l'impresa al Palabruno di Mestre. È stato storico per la provincia di Sondra, perché noi il futsal, il calcio 5 è sicuramente uno sport molto praticato, molto, che muove molte passioni, ma nessuno mai era arrivato in alto come voi. Sì. Nessuno mai fa uno strano effetto, immagino. Fa uno strano effetto e siamo molto contenti e orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, essere stati i primi, considerando che in questa categoria, cioè quella vecchia ormai, dello scorso anno, eravamo quasi dei neofiti, nel senso che comunque non avevamo questa grossissima esperienza, quindi lo consideriamo come un doppio salto e siamo ben soddisfatti. Che fra l'altro voi avete proprio iniziato la stagione con questo obiettivo dichiarato, chiaro, di voler salire di categoria, ma qual è stato il momento secondo te, Presidente, il momento chiave, il momento che ha dato la svolta alla stagione? Qual è il momento in cui hai detto sì, questa squadra veramente sale di categoria? L'ultimo secondo dell'ultima partita, oppure tu che insomma da qualche annetto sei nel calcio 5 hai avuto un sentore già in anticipo che era l'anno buono? Allora, durante l'anno c'è sempre stata la consapevolezza, poi qualche inciampo in corsa l'abbiamo avuto, quindi qualche sgambetto ce l'hanno fatto e quindi non c'era questa consapevolezza. La prima volta, devo dire, quando siamo andati alla Final Eight, la prima volta è stato l'aver passato il primo turno di Final Eight giocando con delle squadre blasonate, abbiamo avuto quella consapevolezza di potercela giocare. Fra i tanti tuoi meriti c'è secondo me anche la scoperta di questo Craperi allenatore, che forse qualche anno fa non tutti avrebbero scommesso su Jimmy a questi livelli, e invece facciamo una tua scoperta, effettivamente ti ha ripagato dal punto di vista dei risultati, dell'impegno, secondo me anche della filosofia di stare in campo e di stare fuori dal campo. Beh, sicuramente ricordiamoci il percorso che ha fatto Jimmy, appunto ha esordito come allenatore con noi, ha fatto 4 stagioni e mezzo perché era subentrato a Poltini, sì, nella loro stagione difficile, tribolata di Serie C1, e sicuramente era all'inizio inesperto, ma ha portato tutto il suo bagaglio d'esperienza che l'ha creato come giocatore. E pian piano, stagione dopo stagione, si è formato, si è migliorato ed è stata, diciamo, una scommessa, come dici tu, vinta, perché dalla sua i risultati dimostrano tutto, perché poi alla fine quello che conta è il risultato. E ora si pensa alla prossima stagione, ai lavori che il Palafaedo, la casa del futsal morbegnese, richiederà, ma anche al tanto entusiasmo che circonda i neroverdi, che hanno scelto proprio la TV e i canali social di TSN per far vedere in diretta le loro partite. È Veronica Baruta, la nuova responsabile donne impresa Coldiretti per la provincia di Sondrio, è stata eletta oggi nel corso dell'assemblea che si è tenuta presso la federazione provinciale. E dalla direzione di Coldiretti anche un augurio per una buona stagione a coloro che, donne e uomini, si sono spostati in quota con le bestie o stanno per farlo. Come al solito, a tenere banco sarà l'incognita meteo. Vediamo. È apicoltrice e viticoltrice, in particolare produce un vino a Marcord da Sauvigny Gris vitigno resistenti a bacca bianca coltivato dal Bosaggio, la nuova responsabile donne impresa per la provincia di Sondrio. Si tratta di Veronica Baruta, classe 1992, residente a Castionetto di Chiuro, eletta oggi nel corso dell'assemblea deputata al rinnovo cariche del movimento che si è tenuta presso la federazione provinciale. Prende il posto della responsabile uscente Lucia Giacomelli, che rimarrà come sua vice, e ha ricevuto un corale ringraziamento dalle imprenditrici di Valtellina e di Valchiavenna per il lavoro svolto in questi anni. È il mio primo incarico, quindi il lavoro di squadra è ancora più di fondamentale importanza, ha dichiarato Baruta. Abbiamo tanti progetti in mente che devono essere condivisi. L'imprenditoria femminile va valorizzata e porremo grande attenzione ai bandi dedicati in essere, a quelli futuri e alla loro trasmissione sul territorio, affinché possano essere conosciuti e utilizzati. E continueremo con grande impegno a svolgere una forte azione divulgativa e didattica nelle scuole e tra i consumatori. E non sono poche neppure le donne già in
quota con le Mandrie, oppure che, questione di giorni, sono in procinto di salire. La stagione d'alpeggio in Valtellina e Valchiavenna è infatti iniziata e andrà a completarsi nelle prossime settimane. Un augurio di buona stagione va a tutti gli allevatori, in particolare ai giovani che in questi giorni sono partiti o sono in partenza per i pascoli montani, arriva dal direttore di Coldiretti Sondrio Giancarlo Virgilio. Questo antico sistema della gestione della risorsa alpestre, ha dichiarato, oltre che essere alla base delle produzioni casearie più importanti e identitarie della provincia di Sondrio, offre numerosi vantaggi dal punto di vista economico, sociale, culturale e paesaggistico. Le piogge delle ultime settimane hanno consentito di anticipare la salita di qualche giorno, ma le premesse sono quelle di una stagione regolare, pur con l'incognita sempre in agguato del clima. Sono purtroppo ancora vivi i ricordi dello scorso anno, quando il sole di un luglio infuocato ha di fatto bruciato l'erba in quota, rendendo difficilissima la stagione degli alpeggiatori. In Valtellina e Valchiavenna si contano oltre 260 alpeggi, che offrono non soltanto benefici economici agli agricoltori, ma rappresentano anche importanti presidi ambientali situati in luoghi spesso difficili da raggiungere. Per questo è ancora più importante, rimarca Coldiretti Sondrio, promuovere la multifunzionalità, la vendita diretta in malga, il collegamento con percorsi cicloturistici e il turismo enogastronomico, sfruttando il potenziale dei prodotti lattiero-caseari, burro e formaggi in primis. Il ballo e il bello della TV è il titolo di uno spettacolo che di recente ha animato il Teatro Sociale di Sondrio. Tanto il divertimento per il pubblico in sala, ma anche per gli stessi protagonisti. Divertirsi e far divertire è il succo dello spettacolo Il ballo e il bello della TV, andato in scena al Teatro Sociale di Sondrio grazie a Roberta Ferrara. Musica e balli, ma soprattutto tanto divertimento per il pubblico, ma anche per chi è salito sul palco con un po' di emozione, ma con tanta voglia di far bene. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Camerino della Roby, insegnante. Roby! Sì, oh, si sono vestiti. Brava, dai, ciao, ciao. Devi prepararti, che sa giusto per iniziare, mi raccomando. Senti, ma quest'anno qual è il titolo del saggio della palestra Gym Center? Il ballo e il bello della TV. E che significato ha questo titolo? Ogni anno è sempre più difficile trovare un tema e quest'anno abbiamo provato a unire la vecchia generazione, tipo me, e la nuova generazione. Ormai tutti usano social, televisione, guardano video e quindi abbiamo preso spunto da lì. Sarà uno spettacolo divertente? Penso proprio di sì. Allora, bocca al lupo! Grazie! A presentare il tutto Daniela Ferrara e Gina Grechi, che diventano a loro volta parte attive dello spettacolo. In regia Nicola Sondrini, Davide Saradanna con Davide Pola e Favole di Bellezza, a regalare con il trucco un tocco di artistico al tutto. Giovani e giovanissimi coinvolti in un copione che li ha portati sul palco del sociale a conclusione di mesi e mesi di lavoro, corsi e prove, e non sono mancati gli ospiti a sorpresa. Si sono divertiti? Beh, noi diremmo di sì. La sezione pallavolo della Polisportiva Albosaggia chiude una stagione densa di impegni. Al bilancio sportivo ricco di soddisfazioni si accompagna il lavoro svolto anche a livello sociale con le famiglie per avvicinare tanti giovani allo sport. Polisportiva Albosaggia, che anche nella pallavolo semina e raccoglie. Oltre 80 tesserati, con la squadra di punta che abilita in prima divisione, è un settore giovanile in continua crescita. La festa, che ha suggellato la chiusura della stagione, si è svolta nella casa del Rugby Sondrio. E anche questo è un gesto simbolico fra due realtà sportive così vicine e così importanti. Preziosa anche la collaborazione con il progetto Valtellina Volley, società delle Biese che fa da traino a tutto il movimento provinciale. Sono molto soddisfatta dei suoi risultati, di come la squadra, di come abbiamo finito con un gruppo molto unito, molto motivato e disposti a migliorare, a fare di più la prossima stagione. Come Under 16 anche lì siamo stati sesti in classifica di 11 squadre, potevamo fare di più, ma quando abbiamo cominciato a prendere il ritmo, a avere migliori risultati, era un po' tardi perché ormai eravamo fuori dai playoff, però comunque anche lì è una squadra ancora tanto da migliorare, da maturare, sono ancora piccole, però comunque si è dimostrata sempre essere
al meglio, si impegnano sempre con gli allenamenti. Chiara Meneghini è stata la vice allenatore dell'Under 18 e nella prossima stagione sarà lei alla guida della prima divisione, dopo aver smesso i panni della giocatrice solo pochi mesi fa. È stato sicuramente un anno molto formativo, e ricco di soddisfazioni, magari non a livello agonistico quanto più a livello morale, e non vedo l'ora di ricominciare l'anno prossimo con un nuovo anno e una nuova stagione. La società sportiva cresce e si rinnova, si pone nuovi traguardi, guarda con soddisfazione al lavoro fatto ma pensa già all'attività dei prossimi mesi e ricorda quanto è stato importante ripartire dopo il Covid che aveva azzerato tutto. Stiamo cercando di creare un bel movimento, e sempre sotto la Polisportiva Albosaggia che si impegna in più fronti. Qui siamo sulla strada giusta e dal sindaco Murada arriva l'invito ad andare avanti. Ringrazio la Polisportiva e il gruppo Volley per l'invito. Approfitto dell'occasione per ringraziare innanzitutto gli sponsor che riescono tutti gli anni a contribuire alla crescita del movimento. Il gruppo pallavolo che è nato da pochi anni ma già ha raggiunto livelli altissimi. E poi un plauso e un merito di tutto questo va ai tanti volontari che tengono alto il nome della Polisportiva Albosaggia. E poi c'è chi rende possibile tutto ciò, un pool di amici che crede nell'aspetto sociale dello sport. Polisportiva Albosaggia è una di queste, in particolare questa sera siamo qui alla festa della pallavolo, dove abbiamo un sacco di ragazzi, quindi noi siamo molto contenti di avere questa partnership con loro. Tra l'altro siamo nella sede del rugby, che è un'altra società con la quale collaboriamo e con quale sono già un paio di anni con cui abbiamo questo rapporto, e siamo molto felici di essere qua. È tutto, grazie per essere stati con noi. Per gli aggiornamenti dal territorio vi ricordiamo le nostre pagine social Facebook e Instagram e il sito www.radiotsn.tv. Buona serata a tutti.